l'esame di maturità è superato. Il San Nicolò batte il campo base al Bonolis e dopo l'affermazione contro il Monticelli, ormai una realtà del campionato, è un'altra big a cadere al cospetto dei biancazzurri. Il San Nicolò vince perché gioca meglio del campo basso, è più collettivo e nei 90 minuti si vede. La prima frazione per tre quarti è di una noia mortale, zero occasioni, zero tiri, in porta poi neanche a parlarne. Ci vorrebbe una fiammata improvvisa e arriva al minuto 31. Mozzoni pennella da sinistra, Margarita si coordina e lascia negli occhi degli spettatori del Bonolis l'immagine di una rete splendida. Capuano non può nulla, il campo basso capitola e il San Nicolò passa in vantaggio. Epifani dopo pochi minuti deve rinunciare a Moretti, problemi per l'attaccante, sostituito da Lazzarini, che al 42esimo chiama Capuano alla respinta di istinto per disinnescare un'altra conclusione di volo e con poco angolo. I molisani capiscono che è ora di svegliarsi, ma spazio non ce n'è e allora ci vogliono conclusioni dalla distanza. Quella di Boldrini al 44esimo non inquadra la porta, quella di Alessandro al 46esimo sì, ma trova i guanti di calore a concedergli solo il corner. Cappellacci lascia negli spogliatoi Alessandro, inserisce Dimas, ma dopo 120 secondi potrebbe subire il gol dell'anno e ancora per merito di Margarita, che vede Capuano fuori dallo specchio, indovina la parabola da quasi 40 metri che supera l'estremo molisano, ma c'entra in pieno la traversa. In campo il campo basso non c'è, il destro dalla distanza di Massetti è alto ma non di molto. Epifani inserisce De Santis per Mozzoni ma il San Nicolò nelle ripartenze è letale come al 62esimo. Merlonghi velocissimo vede Margarita libero, la punta controlla ma si fa respingere il tiro da Capuano, la cui partita durerà solo altri 6 minuti perché dopo la sostituzione di Boldrini con Todino e la stoccata da posizione impossibile di Dimas respinta da calore, al 68esimo il contropiede orchestrato da Merlonghi vede Capuano uscire dall'area di rigore e toccare il pallone con le mani. Per Bertolino di Terni è rosso diretto, Cappellacci richiama Fiore per Grillo, ma i molisani non avranno più alcuna opportunità per riequilibrare la gara. Finisce con la vittoria del San Nicolò di misura, meritata l'affermazione dell'11 di Epifani. Il calcio a volte mente, oggi no, perché i biancazzurri sono una squadra, il rossoblù non ancora. Troppo duro dire che il San Nicolò è una squadra del campo basso, ancora no? Noi siamo in un momento di difficoltà, abbiamo iniziato il campionato con qualche difficoltà e pensavamo che in questo momento potevamo anche migliorare. Invece non è stato così, anche per mille situazioni, vedi anche la perdita per l'espulsione di Gattari e l'infortunio di Ferrani, quindi qualcosa ci ha tolto questa problematica. Che questa è la vittoria, è una vittoria da San Nicolò, da collettivo, da squadra che si sacrifica dal primo al 94esimo? Ma grandi, siamo stati grandi perché nella prima parte della partita abbiamo giocato, come al solito ci siamo difesi in maniera impeccabile, l'avevamo preparata benissimo e poi il secondo tempo quando sapevo che loro mettevano una punta in più abbiamo cambiato modulo, siamo stati bravissimi. E dobbiamo essere un po' più bravi quando siamo ripartiti a chiudere la partita perché credo che oggi meritavamo di fare un altro gol perché la squadra ha veramente dato una risposta importante. Presidente, soddisfatto? In dubbio, è inevitabile di sì. Ma sicuramente sì, oggi abbiamo disputato una grande partita e giocavamo contro una grande squadra, secondo me è la migliore sulla carta del campionato, quindi non vedo come mai abbia questi pochi punti. Però io sono convinto che il campo basso risalirà perché gli uomini ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, la società c'è, quindi io penso che non è quello di oggi, ma oggi aveva di fronte un grande San Nicolò perché secondo me il risultato di 1-0 ci va stretto, quindi era un risultato sicuramente più importante per noi, però va bene lo stesso. Cosa ti è piaciuto della tua squadra? Ma mi è piaciuto tutto, mi è piaciuto l'approccio, mi sono piaciuti i singoli, mi è piaciuto diciamo l'insieme della grinta che hanno messo in campo, la voglia di giocare. Se avessi segnato anche il gol all'inizio della ripresa probabilmente sarebbe stata la tua partita della vita perché è un gol più bello dell'altro. Ma sì, diciamo di sì, però a parte gli obiettivi personali sono molto contento per la squadra, abbiamo portato a casa un risultato importante contro una squadra molto importante e sono molto orgoglioso dei miei compagni di squadra. Senti, te l'aspettavi che il San Nicolò si potesse battere non solo ad armi pari, anche ad un livello superiore con una squadra come il Campobasso? Ma diciamo che tutti ci danno come vittima sacrificale ogni domenica. E noi facendo partite come oggi facciamo capire di che pasta siamo fatti.